Sì, abbiamo creato questo progetto a cui io credo molto, questo progetto per la vita dei bambini palestinesi. Sì, stiamo lavorando tanto, ma è un lavorare continuo in cui la realtà continua a spingere in altre direzioni. Quindi bisogna lavorare ancora più con più forza. Beh, li ho visti all'inizio, come succede sempre, molto imbarazzati. All'inizio sempre il maschietto che comincia a parlare per primo, però poi li ho visti anche molto seri e molto attenti, perché secondo me sentono benissimo, sentono fortemente di trovarsi in una situazione per il futuro molto complicata. E mi sembrano ragazzi che capiscono, che sanno che dovranno lottare, lo sanno. Fanno finta di niente, ma lo sanno.